Allora, ricetta di agarina imbriaca, avanti. Palla. Tac, dentro, Gli ha detto che se capisce tutto. una bella galina, bello, lavata, spenotata, bruciata, usare il penottino, no? Capito? Tagliarla a ottavi, infarinarla e poi batterla, che non sia molto Troppa farina. non troppo farina. Una pentola capiente si mette la galina a fuoco allegro. Si fa tostare tutta quanta, messo lo zenino, si tira, no? Un pentolino, quando si è rosolata, si copre di vino rosso. Si fa andare a fuoco allegro. A parte di un pentolino, una cipolla tritata, un spicco d'aglio tritato, pancetta affumicata, tagliata a dadini, un pezzo di burro, un etto all'incirca, no? Olio d'oliva, 2 o 3 cucchiai. Si fa rosolare un po', si mette rosmarino e funghi champignon trifolati, vanno schiacciati dall'olio suo, no? E messo assieme alla pancetta, un po' di sale, un po' di pepe. Si coperchia e si fa andare lentamente. Quando la galina è quasi cotta, che si assaggia, un metro si prende, no, con la forchetta, che è quasi cotta, l'intingolo che è preparato, aggiungi un po' di prezzemolo tritato e lo versi nella galina. Se la galina nella cottura manca di vino, aggiungi un po' di acqua alla volta. A fine cottura fai la polenta morbida, la metti in un piatto fondino, fondo, una fondina, la incavi, metti 2 pezzi di galina, petto, sotto pe ala e petto, coscia, sotto coscia, come vuoi. E sopra metti l'intingolo che hai fatto, che rimane nella pentola che hai messo con la galina, no? È a posto. Ma Vabbè. buon appetito. E che tipo di vino Vino dice? Cabernet sarebbe ottimo, anche un buon Tokaj, Merlot, vino Va bene. rosso. Prova 3 cigali, 12 minimo, insomma, Va 3 bene. cigali. Ecco fatto.